Milano Tarana, un gol, peccato però per come è finita. Sì, peccato, perché prendere gol all'ultimo secondo fa male, fa malissimo, perché eravamo riusciti ad passare in vantaggio e forse avremmo anche meritato la vittoria, però il bello del calcio è anche questo, purtroppo. Avete fatto meglio sicuramente al secondo tempo davanti, nel senso che prima avete fatto fatica a trovare gli sbocchi al di là di quell'occasione del calcio di rigore non dato, espulsione del portiere. Sì, perché ci hanno concesso secondo me più spazio. Il primo tempo erano veramente le linee tra difesa e centrocampo erano veramente molto strette, non ci lasciavano né lo spazio tra le linee né la profondità. E anch'io personalmente ho fatto veramente molta fatica. Il secondo sono calati anche un po' fisicamente, invece noi siamo cresciuti e abbiamo creato sicuramente qualcosina di più. È stata una bella partita, ci siamo divertiti, vi siete divertiti, purtroppo siamo qui ad analizzare un 2-2 che poteva essere una vittoria per noi, però va bene così, ci deve servire anche per crescere e per maturare. È una squadra che non ha mentalità difensiva, non sarò. Non lo so, sicuramente a noi piace attaccare perché creiamo veramente tante palle da gol. In tutte le partite anche che abbiamo perso abbiamo creato 4-5 palle da gol e non è da tutti, per prendere magari perdere 3-1 e creare 6-7 palle da gol. Dobbiamo migliorare, ma di certo non deve migliorare né Malgrati né Leonarduzzi né il portiere. Dobbiamo migliorare da Montella, da Miracoli, che è il primo attaccante e sicuramente il primo difensore. E dobbiamo migliorare tutta la squadra e cercare di prendere meno gol possibili. Basta. Quel tiraccio alto che hai fatto, che hai rimbalzato male il pallone, non hai visto Miracoli? Non l'ho visto, Luca, non l'ho visto, e volevo tirare di piatto sul primo palo e mi è rimbalzata un po' male. È venuto fuori un piattone in piscina, è arrivata, però mi sono rifatto dopo e niente, peccato.